Ciao a tutti, buongiorno. Allora, lo scopo odierno è quello di visitare i bozzi e le cascate di Magliano. Ovviamente siamo sul territorio del comune di Magliano, a circa 2,5 km dal paese e sempre nella provincia di Massa Carrara. Come punto di riferimento della partenza vi do questo qui, questo piccolo monumento dedicato ai caduti della resistenza partigiana, quindi lo troverete sul lato destro della strada provinciale, lasciando poi, diciamo, alle vostre spalle il comune di Magliano. Adesso procederemo, vi faccio vedere un po' attorno. Noi siamo provenuti da questa strada qui e adesso ci inoltreremo dentro i boschi per arrivare ai bozzi. Le descrizioni trovate su internet non sono molto lontane, quindi non dovremmo camminare tanto. La giornata è bella, non è calda, quindi è una buona cosa. Adesso ci inoltriamo nei boschi. Come potete vedere, non è una strada, non è difficile da percorrere, si potrebbe, volendo, anche percorrerla in macchina, però perché rinunciare a una buona camminata in mezzo della natura? C'è acqua. Allora, ieri, discettando con una persona del posto, mi diceva che potremmo non trovare l'acqua, dato che questi torrenti qua della zona, in particolare il torrente che va ad alimentare questi bozzi qui, riceve la sua acqua dalle nevi dell'inverno. Quindi quest'anno, non avendo fatto molta neve, non dovrebbe esserci molta acqua. Poi vedremo adesso, quando saremo giù, se avremo la fortuna di trovarli pieni d'acqua, quindi con il torrente che funziona in modo adeguato, o se ci troveremo in una situazione come le marmitte dei giganti, dove non c'era acqua nel torrente ma solo quella ristagnante nelle marmitte. E mo? Andiamo giù? Allora, dato che questo qui è il riflesso che vedete, dato che siamo arrivati a un bivio e non c'è nessuna indicazione di dove andare, noi procediamo stando sulla destra, scendendo giù che sentiamo l'acqua, quindi vedremo cosa ci regalerà questa strada. E poi, no, qui non c'è niente di che, quindi procederemo adesso sull'altra strada e andremo, aspettate che allungo un po', andremo a vedere dall'altra parte cosa c'è. Sì, questa è sempre parte del torrente, c'è comunque acqua, quindi questo è un buon segno, perché ci dà la possibilità di trovare i bozzi con l'acqua. Allora procediamo su, torno indietro sui miei passi e prendo l'altro sentiero che porta a sinistra. Ecco, sono ritornato sul secondo sentiero. Ah, siamo già arrivati. Sono proprio qui davanti. Wow! Ci sono delle persone, ma questi sono altri. Oh, bello. Sì, sono questi.
sono questi, guardate, acqua pulita, azzurrina, e c'è l'acqua. E lì in fondo c'è una cascata, quindi noi andiamo a spostarci. Di qua. Andiamo di qua. In pratica i bozzi sono creati artificialmente dall'uomo, andando a creare queste specie di barriere con i sassi. Beh, bisogna dire che l'acqua è bella pulita, guardate che vista. Beh, personalmente devo dire che forse sono meglio i bozzi delle fate. Sì. Rispetto a questi, comunque, anche questi hanno il loro fascino. Vedete, qua giù ci sono delle persone che si sono accampate per trascorrere la giornata qui. Sassolino che abbiamo qua davanti. Vedete, l'acqua è completamente limpida e ci sono dentro zanzare, ci sono dentro delle zanzare. Anche qui, come nei bozzi delle fate, nelle marmite dei giganti, l'acqua, i ciottoli trasportati dall'acqua hanno scavato la roccia, creando questi canaletti. Ma proviamo ad andare avanti, perché sinceramente, devo dire, mi aspettavo di qualcosa di più entusiasmante. Procediamo, vediamo cosa troviamo. Non è che si può sempre trovare un obiettivo che sia bello, interessante. Però magari procedendo. E questa è la parte superiore della cascata che vi ho fatto vedere adesso. Questa qui è la parte sotto. E qui la gola che si è venuta a formare tra le due montagne che sono una di fronte all'altra. Oh, questo è più bello. Vieni, vieni. Allora, ritiro tutto quello che avevo detto prima. Noi ci siamo limitati alla prima parte e invece qua c'è uno spettacolo davvero incredibile, quasi da favola. Mai fermarsi alle apparenze, andare sempre oltre. Guardate questo, eh? Questo è più bello. Senza alcun dubbio più bello. Abbiamo un ponticello fatto con dei tronchetti. Wow! Bello! Vediamo se riusciamo a cadere. Vabbè, è solido.
vorrei cadere. Vuoi passare? Guardate che acqua che abbiamo. Wow, guardate che serie di cascate. Guarda che serie di cascate che abbiamo là dietro. Andiamo a zoomare un po'. Sì, senza alcun dubbio. Queste sono... Questo è l'equilibrio, nessun problema, non sono caduto nell'acqua. Allora, qua le rocce sono scivolose, però possiamo provare, anche di qua c'è una cascata, però adesso non funziona perché probabilmente non c'è l'acqua. Io penso che... Sì, è passare... No, volevo vedere se da su era possibile salire. Adesso proverò a salire dall'altra parte. Qua abbiamo delle funi che permettono di mantenersi e passare dall'altra parte, però poi le rocce mi sembrano un po' scivolose. Ed è bello. Allora provo a salire di qua a vedere dove ci porta questa. Aspetta che via l'abbiamo. No, qua non penso, andiamo. Vediamo di salire. Ah, qua c'è un sentierino. Allora adesso vado in avanti scoperta e vediamo. Ah, qua. Sì. Wow. Non è neanche faticoso. E qua abbiamo un'altra zona. Quindi adesso vado a recuperare mia moglie e poi andiamo avanti col video. Allora, recuperata la moglie, possiamo procedere. Per salire qua ci sono delle corde con dei nodi lungo la loro lunghezza per facilitare la salita. È sempre necessario avere delle scarpe con un buon grip. Wow, guarda di qua, non venite con l'infradito o le ciabattine. Ah, bello di qua. Sì, allora noi oggi, guardate, ci fermeremo qua a mangiare. Guardate anche qua come l'acqua ha scavato la roccia. E qua avanti ci sono altre cascate, guardate. C'è un bacino qua, guardate che acqua pulita. Vi faccio vedere un po' tutto attorno. Siamo proprio
nella gola tra due montagne. Ok, e di qua si sale. No, qui è più... È vero, sì. Ok. Yes. No, di là mi sa che è più scivoloso, eh. Sì, no, è più scivoloso. Allora mi sto avventurando di qua, sperando di non cadere. Ecco, ce l'abbiamo fatta. Quelle non sono scivolose, qua la salita è più semplice. Wow! Sì. Che acqua che c'è qua. Qua ci sono ancora delle corde, avere il costume sarebbe stata buona cosa salire, però non abbiamo il costume e lì è un po' impraticabile da salire. Qua è scivoloso, è meglio astenersi dall'andarsi a cercare rogne, andare a cercare rogne. Questo. Allora, leggendo un po' di notizie sempre, questi bozzi vengono alimentati dal torrente Arcinasso. La zona dei bozzi è conosciuta come il Pontaccio, forse per un ponte presente più a valle, così dicono, poi non vi so dire, eventualmente dopo andrò a vedere se c'è questo Pontaccio o qualcosa del genere. Adesso direi di fermarsi qua perché andare oltre è scivoloso e rischieremo solo di farci male. Va bene, noi adesso vi ho fatto vedere il posto, noi ci fermeremo qua a mangiare, a trascorrere la giornata, a riposarci e poi ritorneremo al B&B dove siamo in questi giorni. Siamo baciati dal sole, si è affacciato il sole tra i rami della boscaglia. Bello, io penso che sia un bello spettacolo anche questo. Allora, dato che io non riesco a star fermo e sono una persona molto curiosa, mi sono arrampicato sulla parte più alta e adesso purtroppo è un po' scivoloso, però ho pensato, allungando il manico del mio bastone, riesco a farvi vedere la parte sopra e vederla ancora. Okay.
usandolo a modo di periscopio, ho avuto la possibilità di guardare su e capire cosa c'è. Infatti c'è stato prima un ragazzo che è salito fino a qua e ha fatto il bagno e diceva che c'era solo il torrentino e niente di più, quindi guardando così sembra proprio che dicesse il vero. È da notare questo particolare effetto, che con lo scorrere delle ore il sole si sta spostando alto nel cielo e va a illuminare proprio la base della cascata, creando questo effetto. Non so se si nota bene dal video, però con la foto si vede meglio. Magari faccio una foto così lo vedete meglio. Ecco, da qui si vede meglio come il sole sta illuminando proprio la base della cascata dove va a cadere l'acqua. È davvero incredibile, verrebbe quasi da pensare come nei film di pirati, quando delle persone trovano una mappa del tesoro, che l'entrata per la caverna o il posto dove è stato seppellito, mamma mia stavo scivolando, dove è stato seppellito il tesoro verrà indicata la soccora del soggiorno dal sole. È davvero una cosa incredibile, sono effetti particolari. Infatti se notate adesso sta diminuendo leggermente perché i raggi del sole vengono bloccati da dei tronchi di alberi là sopra. È bello comunque l'effetto particolare, bella prospettiva devo dire, bello bello bello. Infatti vedete anche in questa zona qui dell'acqua il fondale, i sassi sul fondale o le rocce vengono illuminati in questo momento da alcuni raggi del sole, che poi l'effetto durerà poco perché poi procedendo nel suo moto nel cielo, moto apparente del sole nel cielo, cambierà tutta la prospettiva dei raggi. Guardate anche qua come questa zona del bottolo è illuminata dal sole adesso. Ci sono i raggi del sole che si riflettono sull'acqua e illumina in modo particolare il fondo ghiaioso in questa zona qui. Ovviamente la zona sottostante è tutta roccia scavata nel corso dei millenni e sopra si sono adagiati sassi e sabbietta che adesso vengono illuminati dal sole. Un bel effetto, non so voi, magari per voi direte ma sì, che cavolo. E qua adesso non so se riesco a beccare, sì si vede, vedete, non è un UFO ma è una piccola zanzara, almeno penso che sia una zanzara, che sta camminando sull'acqua e proietta la sua ombra sul fondale sembrando grossa. Guardate che roba, queste sono le bellezze della natura, avere i momenti per godersi questi particolari davvero incantevoli. Guardate l'effetto che crea adesso, creano le onde, eccolo lì ancora, le onde con i raggi del sole, fanno queste specie di cerchi che si vedono lì sulla roccia. Bello. Ragazzi, eccolo qua un altro. Non so voi, ma io sono felicissimo di aver scoperto questo luogo e poter trascorrere delle ore in tranquillità, proprio godendomi la natura appieno. Allora, anche questa volta siamo arrivati al finale di questo nuovo video. È un posto bellissimo. All'inizio, di prima acchito, mi aveva un po' tratto in inganno vedere giù l'inizio, ero rimasto un po' deluso. Invece devo dire che qua su è bellissimo. Avremmo potuto salire anche più in alto, ma non è stato possibile perché non abbiamo dietro i costumi. E lì sì, c'è la corda per salire, ma è meglio evitare, dovremmo comunque andare in acqua. Comunque dicevo, è stato un posto bellissimo, abbiamo scoperto un luogo davvero davvero incredibile. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, se non vi è piaciuto ritornate sul canale per vedere un prossimo video e condividete il più possibile in modo che aiuterete me e il mio canale a crescere sempre più. Grazie di tutto, buona giornata, un saluto dalla Toscana, dall'Italia e dal vostro affezionatissimo Aurelio. Ciao e buona giornata.